Ciao, io sono Arte Concast e ti racconto i segreti dell'arte. Oggi vi presento un grande artista, Leonardo da Vinci. Allora, vuoi conoscere tutto su Leonardo da Vinci? Iniziamo subito. Leonardo è stato un grande genio, il maestro dei maestri. Ha inventato tutto. Pensa, persino gli elicotteri. Ha inventato il carro armato, la mitragliatrice e persino il paracadute. Peccato però che il primo esperimento finì molto male. Il suo allievo, al primo lancio, si è rotto una gamba. Devi sapere che tanto tempo fa, ben 500 anni fa, Leonardo pensava che l'uomo potesse volare, proprio come gli uccelli. Ma aspetta, aspetta, sto andando troppo veloce. Ora ti racconto cosa combinava Leonardo quando era un bambino, proprio come te. Leonardo nasce in campagna, in un piccolo paese che si chiama Vinci. Si trova vicino a Firenze. Il suo papà è un uomo molto importante, è un notaio ed è sempre a lavoro. È il nonno che si prende cura di lui. Leonardo da bambino vive felice in campagna, in mezzo alla natura. Ama tantissimo gli animali e passa le sue giornate a osservarli. E sapeva anche catturare le lucertole per poterle così studiare da vicino. Leonardo, ancora bambino, inizia a disegnare in modo meraviglioso. Disegnava qualsiasi cosa, gli animali, gli alberi, le persone, il paesaggio. Il nonno si accorge subito che Leonardo, il suo amato nipotino, è bravissimo. Insomma, un piccolo genio. Quando Leonardo è abbastanza grande, ha 17 anni, mostra i suoi disegni al suo papà e anche a lui piacciono tantissimo. Così tanto che il papà di Leonardo, che si chiama Piero, decide di portare i suoi disegni da uno dei più grandi maestri e artisti di Firenze, il Verrocchio. Questo importantissimo maestro, il Verrocchio, visto i piccoli capolavori del giovanissimo Leonardo, lo vuole subito nella sua bottega. Un grande laboratorio, una scuola con molti studenti. Leonardo è così bravo che il maestro Verrocchio gli affida quasi subito alcuni lavori importantissimi. Una volta il maestro Verrocchio ha chiesto a Leonardo di fargli anche da modello per un suo dipinto. Leonardo è così dipinto come un angelo, bellissimo, dai riccioli d'oro. Ma Leonardo è un genio e molto presto tutti si accorgono che è il più bravo. Disegna e dipinge come nessun altro a Firenze. Inizia così la sua avventura da grande artista. Comincia a lavorare per i più importanti governatori, principi, nobili e persino il re e per il papa. È un artista creativo, curioso e fantasioso. Disegna e progetta continuamente. Si racconta che giri per le strade della città di Firenze e Roma con un piccolo taccuino, un quaderno dove disegna sempre, proprio come faceva da bambino, e prende tantissimi appunti su quello che vede. Ora, prova a immaginare il suo piccolo quadernetto come una piccola macchina fotografica. Quando vede per strada qualcuno di interessante, come un vecchietto tutto curvo e con molte rughe, un bambino, un fruttivendolo, un cavaliere, un soldato, lui lo disegna subito con grande precisione e molto rapidamente. Questi appunti diventano preziosi per le sue grandi opere di battaglie, guerrieri e combattenti. Ma Leonardo a un certo punto decide di andare a Milano, alla corte del grande potente Duca Ludovico Maria Sforza, detto il Moro, da quanto era scuro di carnagione. A Ludovico il Moro, Leonardo si presenta come un ingegnere militare e nel suo curriculum scrive che è capace di costruire cose mai viste prima. Ponti, carri armati, mitragliatrici, cannoni per difendere il suo regno dagli attacchi dei nemici. In realtà, l'interesse di Leonardo è quello di stare alla corte del Duca di Milano per continuare i suoi studi, realizzare i dipinti e persino organizzare grandi feste. Ah, le feste di Leonardo alla corte del Duca Ludovico sono davvero incredibili. Leonardo costruisce macchine spettacolari, tanto che il pubblico ogni volta resta a bocca aperta, anche grazie agli effetti speciali. E proprio a Milano
su richiesta di Ludovico il Moro, realizza uno dei suoi capolavori più conosciuti. Sai qual è? Si chiama L'ultima cena. Si trova nella grandissima mensa di un convento. Realizza un dipinto su un muro lungo 8 metri e alto 4. Immenso, straordinario! E nella scena Leonardo rappresenta Gesù con i suoi 12 apostoli seduti in un lungo tavolo che parlano molto animatamente. Oggi questo grande affresco è super protetto da tecnologie, è visitato da milioni di visitatori che vengono da tutto il mondo. Ma il suo capolavoro assoluto, conosciuto proprio da tutti, è la Gioconda, il ritratto della Mona Lisa, conservato nel Grande Museo del Louvre a Parigi, protetto da un vetro molto spesso. E per osservare questo ritratto misterioso e affascinante, ogni giorno al museo si forma una fila enorme di visitatori in attesa di poter osservare il prezioso dipinto, che ha un valore inestimabile. Nessuno mai potrebbe comprarlo. Leonardo viaggia per l'Italia, da Firenze a Roma e poi a Milano e molte altre città, sino ad approvare, ormai anziano, alla corte del re di Francia, Francesco I. Pensa un po', in un castello tutto per lui. Qui, nel suo castello, con i suoi fedeli assistenti, lavora alle sue ultime idee. Lascia al mondo un'infinità di disegni e di progetti raccolti in codici e gelosamente conservati dai suoi assistenti. I suoi disegni vengono studiati da molti scienziati alla ricerca dei misteri che lui amava molto nascondere tra le righe dei suoi appunti. Pare che si diverta molto a realizzare enigmi, rebus, parole nascoste e codici segreti. L'uomo vitruviano è forse il disegno di Leonardo più noto e anche il più misterioso tra tutti quelli che ha realizzato. È conosciuto da miliardi di persone al mondo e conserva ancora molti misteri. C'è tanto da conoscere su Leonardo e spero di averti incuriosito un po' con questo mio racconto alla scoperta di Leonardo da Vinci, pittore, scultore, disegnatore, scienziato e ingegnere. Se ti è piaciuto questo video, cosa aspetti? Vieni a scoprire con me i segreti dell'arte, ti racconterò dei grandi artisti, dei loro capolavori, dei musei e delle bellezze in giro per il mondo. Iscriviti al mio canale e diventa anche tu un Arte Conca Kids!